Ciao ragazze, allora in questo video volevo parlarvi dei fondotinta che ultimamente uso. In realtà è da un po' che non parlo di fondotinta. Tempo fa vi avevo detto di essere alla ricerca del mio fondotinta perfetto, e in realtà credo che il fondotinta perfetto non lo troverò mai, credo che probabilmente non esiste, o comunque penso che non lo troverò mai il mio fondotinta perfetto, perché magari un fondotinta con cui mi trovo bene, però mi fa venire i brufoli, un fondotinta che andrebbe bene, in realtà ha delle schifezze dentro, quindi alla fine non credo che troverò mai il mio fondotinta perfetto. Però devo dire che ultimamente mi sono un pochino arrangiata e ho cercato, insomma, di trovare delle valide alternative. C'è da dire che adesso poi con, diciamo, un pochino già l'abbronzatura, devo dire che adesso, essendomi creata un pochino una base di abbronzatura a Santo Domingo, ho deciso di fare una volta ogni 10-15 giorni una lampada, ma giusto per mantenere un pochino di abbronzatura, non perché me ne freghi di essere abbronzata più di tanto, però sinceramente non me ne frega neanche tanto per quanto riguarda il viso, ma più che altro per le gambe, perché comunque con questa stagione mi piace molto mettere le gonnelline corte, mi piace molto mettere i vestitini, e con le gambe cadaveriche come mi ritrovo io normalmente non mi piace molto. Quindi oggi sono andata a fare una doccia solare, cercando di ripararmi un po' il viso. Comunque sul viso avevo messo una protezione abbastanza alta, ma devo dire che stasera mi vedo già parecchio abbronzata. Probabilmente sarà un effetto, perché sicuramente sarò bianca come al solito, però appunto vedendomi un pochino abbronzata, comunque cerco di andare su trucchi un pochino più leggeri. Diciamo che soprattutto adesso con l'estate cercherò di optare per fondotinta magari anche minerali un pochino più leggeri. Vi faccio comunque vedere gli ultimi due fondotinta che ho utilizzato nell'ultimo periodo. Quando faceva ancora un pochino freddo, quindi diciamo ero ancora molto molto bianca, e comunque insomma la mia pelle tendeva ad essere un pochino più secca dovuto a causa del freddo, non mi sono trovata male con questo fondotinta. Questo qua è il Derma Blend della Vichy, in particolare io l'avevo preso nella tinta 15 Opal. Allora, questo fondotinta, sicuramente un fondotinta di cui avete già sentito parlare, io sinceramente l'avevo sempre un po' snobbato, in quanto sentivo comunque tutti che lo consideravano un fondotinta molto pesante, molto coprente, addirittura un fondotinta consigliato per coprire addirittura cicatrici o tatuaggi, e quindi l'ho sempre un po' snobbato dicendo no, tanto sarà quei fondotinta che ti fanno l'effetto mascherone, che ti sembra di avere chissà cosa sul viso. Un giorno poi dalla mia farmacista mi sono fatta dare qualche campioncino, anche per vedere un attimino il parco colori della Vichy, perché con l'ultima fondotinta che avevo acquistato, quello della linea Norma Tint forse si chiamava, non mi ero trovata bene con il colore, perché era chiaro, quindi andava bene per la mia pelle, ma tendeva un po' al giallo e non andava bene per la mia pelle. Con questo invece appunto ho provato varie colorazioni e ho trovato la mia. Devo dire che la 15, adesso che sono un pochino colorita, sarebbe un po' troppo chiaro, però per la mia pelle, cioè la mia tinta, il mio colore di pelle normale va benissimo. Devo dire allora, la confezione è da 30 ml. E l'ho acquistato in farmacia, il prezzo mi sembra che sia intorno ai 20 euro, cioè potrebbe essere 18 come 22, comunque intorno ai 20 euro, e non mi sono trovata male con questo fondotinta. Allora, l'applicatore è così, quindi tipo crema, e la consistenza del fondotinta è questa. Allora, c'è da dire che è un fondotinta decisamente pesante e coprente, però a mio avviso se si stende bene, ovviamente non bisogna metterne chili e chili, bisogna proprio metterne un goccino, cioè calcolate che io ne metto poco di più per tutto il viso, adesso calcolate il doppio per tutto il viso, mettendone proprio una punta, fronte, naso, le due guance, il mento, e poi bisogna stenderlo estremamente bene. Io devo dire che ho sempre applicato questo fondotinta con le dita. In generale, la maggioranza dei fondotinta che utilizzo l'applico non con le spugnette, ma con le mani, con le dita, perché non so, mi trovo meglio. E comunque questo fondotinta lo andavo a stendere molto bene, tirare molto bene, cercare di evitare
la zona contorno occhi, dove magari va a finire nelle pieghette, lì metto proprio il correttore ad hoc, e cercando di sfumarlo bene qui sulle orecchie, all'attaccatura dei capelli e soprattutto qua il confine, diciamo, tra il viso e il collo, quindi facendo così tirandolo molto 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 bene. Dopodiché andavo con un pennellino a prendere ancora un pochino di prodotto, generalmente lo mettevo qua sulla mano, col pennellino lo andavo a prendere e andavo sulle imperfezioni a cercare di tamponare un pochino e poi alla fine magari facendo così con le dita in modo da stendere un pochino i bordi in modo da non avere le macchie. E devo dire che con questo qua mi sono trovata molto bene. Questo qua è un fondotinta sicuramente da consigliare anche chi ha un'acne pesante, chi ha magari delle piccole cicatrici da coprire, chi ha, io appunto nel periodo in cui ero molto piena di imperfezioni a causa di problemi ormonali che ho avuto, devo dire che questo mi ha aiutato comunque. A mio parere non fa l'effetto mascherone, vi ripeto, certo che se voi ne prendete 800 kg, ve lo spalmate, fate un po' così e basta, è normale, con qualsiasi fondotinta avrete le macchie. Secondo me non è un fondotinta da applicare se avete fretta, perché comunque secondo me è molto, allora, la consistenza appunto questa, ma cioè comunque è molto pastoso, cioè vedete che è pastoso, però secondo me è facilmente sfumabile. Cioè, vedete, bisogna lavorarlo un pochino, ma alla fine tirandolo bene, come vedete, il segno non c'è più. Copre, sì, però comunque, secondo me, vabbè, adesso qua è rimasto perché ne avevo messo tanto, però secondo me, tirandolo proprio bene, stendendolo bene, è un buon fondotinta. Io al momento lascio un attimino lì nel cassetto, perché appunto il colore al momento è troppo chiaro, cioè comunque io sono, vedete, un pochino più scura di questo colore, quindi sarebbe comunque troppo chiaro. Questo va bene proprio quando io ho la mia tinta naturale, che è questa, ecco, vedete la differenza. Però devo dire che non è male, non mi è dispiaciuto, quindi sicuramente questo inverno lo riutilizzerò. L'altro fondotinta che invece ho comprato, proprio in vista dell'estate, è il fondotinta che mi sono portata anche dietro a Santo Domingo, è questo qua, ed è... Vi faccio vedere la scatola, si chiama, è della La Roche-Posay e si chiama Unifiance Matte Fluid, io nel francese non lo so, e io ho preso il numero 03. Questo fondotinta anche costa intorno ai 20 euro. Allora, a livello di confezione siamo sempre sui 30 ml, quindi uguale. Come confezione io preferisco questo, le confezioni fatte così con la pompetta non mi fanno impazzire. Anche di questi tipi della Roche-Posay ne esistono veramente tanti. Io appunto avevo provato questo qua, mi avevano dato dei campioncini in farmacia e me l'avevano consigliato. Viene indicato come un fondotinta pelle sensibile da mista grassa, la sua consistenza fluida, uniforme, il colorito, e nasconde le imperfezioni senza marcare. Ha lo zinco dentro, seborregolatore. E non comedogeno, senza parabeni, senza profumo. Quindi con questo fondotinta andate sul sicuro, in quanto non è comedogeno, quindi non va ad occludere i pori. Allora, prima di usarlo dovete ovviamente agitarlo bene. Con questo fondotinta sicuramente è un fondotinta completamente diverso da questo. Allora, vabbè, a parte il colore, che questo addirittura cioè andava benissimo, tipo quando ero a Santo Domingo, che era un pochino più scura, era proprio perfetto. Adesso che ho già perso un pochino di tinta e rimane leggermente scuro lo 03, diciamo che lo 02 sarebbe stata la mia tinta giusta. Però forse adesso che ho fatto questa lampada, facendo un paio di lampade, penso che vada bene. Bisogna agitarlo bene, appunto rimane con la pompetta e la consistenza di questo fondotinta è decisamente, ma decisamente più liquida. Ecco, metto poco. Questo è il fondotinta. Ecco, questa è decisamente, cioè, guardate la differenza tra i fondotinta. Allora, questo è ancora qua da prima, perché poi questo fondotinta anche a lavarvi poi la mano, toglierla, credetemi, ma ci mettete un po'. E con questo invece è molto più... Io questo qua personalmente lo definirei quasi come una crema colorata. Sicuramente se avete grandi problemi di imperfezioni, io non ve lo consiglio questo, perché va a coprire, non è proprio...
come non mettere niente, va a coprire, però ovviamente chi ha grandi problemi di cose da coprire non è che faccia un granché. Secondo me questa è una buona alternativa per l'estate. Comunque calcolate che chi di voi ha anche tante imperfezioni, quindi tanti brufoli, dovete cercare anche di far respirare un attimino la pelle, soprattutto l'estate, quando quindi fa caldo, quindi quando magari il vostro fondotinta tende a sciogliersi, a essere più assorbito dalla pelle. Mi raccomando, cercate comunque di far anche respirare la pelle, non mi andate in spiaggia con chili di fondotinta, di terra, di blush, di cipri addosso. Io sono la prima che in spiaggia comunque vado un pochino truccata, soprattutto quando magari ho dei brufoli un pochino più evidenti, non vado neanche, non scendo neanche a comprare il pane struccata. Però cercate di limitare un pochino l'applicazione, cercate prima di tutto di trovare dei prodotti che siano oil free e non comedogeni, che quindi non vadano ad occludere i pori. E comunque insomma d'estate magari cercate di rinunciare un pochino a qualcosa di trucco. Comunque anch'io, cioè, d'estate, mentre l'inverno la mia base è fondotinta, correttore, cipria, blush, terra, d'estate mi limito a fondotinta, se proprio devo, però se sono abbastanza colorita magari passo direttamente al correttore, correttore giusto proprio nei punti dove necessitano, cipria sì, magari un velo. E la terra magari evito se comunque sono già abbastanza colorita. Quindi, e ovviamente però tutto questo in spiaggia no, cioè tipo in spiaggia il fondotinta non lo metto, metto giusto il correttore se ho sulle imperfezioni e basta, cioè non metto né cipria né blush né terra, cioè comunque la pelle deve respirare e comunque un po' di sole alla pelle, anche se avete i brufoli non fa male. Fondamentale però è che vi mettiate una crema protettiva. Tra l'altro ho trovato una crema protettiva per pelli impure, per chi ha problemi di brufoli, molto valida. Anzi, prossimamente vi farò un video proprio sui prodotti solari che ho utilizzato e che utilizzerò, così ve lo faccio vedere. Cosa buona, buonissima di questo fondotinta è che rimane matte, cioè il fondotinta si è già asciugato completamente. Devo dire che questo applicato con un velo di cipria, il risultato matte vi rimane per un po'. Quindi secondo me questo fondotinta non è male, non è male. Io sinceramente per l'inverno non lo so, non so se me la sento di avere un fondotinta così leggero, però secondo me non è male. Vi ricordo che il fondotinta che io utilizzavo prima di questi era questo qua della Makeup Forever, l'HD. Io con questo fondotinta mi ero trovata benissimo a livello di consistenza, di coprenza, colore, avevo trovato il numero 117, che era esattamente il mio colore, ma non so se, cioè, mi è stato detto che usare questo fondotinta tutti i giorni per chi ha la pelle come la mia equivale al suicidio. Infatti, avevo avuto una fortissima reazione allergica, non so se è dovuta a questo o dovuta a non so cosa. E mi erano comparsi tantissimi brufoletti sotto pelle. In realtà questo fondotinta è definito come oil free, però a quanto pare è comedogeno. E quindi ho abbandonato l'applicazione di questo, l'ho giusto ancora utilizzato un paio di volte, ma in episodi isolati. Comunque questo l'avevo utilizzato per un mese di seguito, forse anche di più, e usandolo tutti i giorni effettivamente era un po' troppo. Quindi in questo qua lo utilizzerò giusto magari se ho quella giornata in cui ho bisogno di che il fondotinta mi duri tanto tempo, quindi lo posso utilizzare, altrimenti è un fondotinta che chi ha problemi di pelle, quindi di acne, di brufoli, non consiglio proprio da utilizzare sempre perché è un po' troppo, cioè comunque è un HD e quindi è troppo per una pelle con problemi. Nulla, quindi appunto questi sono i fondotinta che ho provato, come sapete è il mio correttore del cuore e rimane per sempre lo Studio Finish della MAC, è l'unico correttore che utilizzo per coprire le imperfezioni e lo adoro, cioè ne ho già ricomprati diverse confezioni e uso solo quello. Nulla, se avete dei consigli da darmi per quanto riguarda nuovi fondotinta o fondotinta che vi usate, fatemelo sapere. Anzi, chi ha problemi di brufoli, acne, pelle impura, mi scriva qua sotto il fondotinta che voi utilizzate, così almeno insomma, magari se riesco vado in farmacia o in profumeria. Sapete che però io prediligo di più la farmacia a farmi dare qualche campioncino.
E nulla, vi ricordo di aggiungermi su Facebook. Oltretutto, su Facebook ho creato una pagina di angolo vendita scambi in cui appunto ho messo in vendita e se no sono anche favorevole allo scambio di alcuni prodotti make-up e non solo, anche borse, abbigliamento e così via. Quindi, se vi va, fateci un salto. E nulla, un bacione a tutte. Ciao!